Signori e signori, benvenuti a una nuova puntata di Uomini e Donne. Benvenuti a questa nuova edizione di Uomini e Donne. Presentiamo subito il nuovo turnista. Viene direttamente dalla Calabria, si tratta di Turuzzo La Mazza. Bene, ci vogliamo presentare, Turuzzo, da dove vieni esattamente? Da Santa Caterina. Ci spieghi come mai hai deciso di partecipare a Uomini e Donne? Voglio trovare la mia anima gemella. Bene, conosciamo subito Turuzzo La Mazza e vediamo il video di presentazione esterno, vai. Ciao, sono Turuzzo La Mazza e mi chiamano La Mazza per questo motivo. Sono stato chiamato da Maria De Filippe al programma Uomini e Donne perché sono l'uomo più bello della Calabria. Spero di poter trovare con questo programma la mia anima gemella. E uno bello come me non poteva che vivere in uno dei più belli borghi d'Italia. Sei bellissimo. Abito in questo fantastico castello da solo ed è per questo che sto cercando la mia regina, per dedicargli le mie meravigliose canzoni d'amore. Caro mio, su marcato vemolo via da cimania, come era bella rosina mia, chi nati che tu ne chi mi ne capia. Visto ieri a Uomini e Donne e dal vivo direi che sei proprio bellissimo. Posso dirti questo dono? Abito da solo nel mio castello, ho tanti hobby, ma l'hobby che mi piace di più è il modellismo. E realizzo abiti di ultima generazione. Cerco una donna dai sani principi, che sappia cucinare, ruo sulle strenghe vecchie, sappia zappare la terra, fare salsizzi, capecuorge e robe varie. La mia donna non deve essere bellissima, stupito fighine da sopportuna e da braga su mia faccia da luna, forse sbaglia sta porta la persona, pennuccia pizzi la pelle la lana. Vi aspetto tutte. Se mi chiamano La Mazza ci sarà un motivo. Bene, rientriamo in studio, abbiamo visto il video di presentatore di Turuzzo La Mazza. Hai veramente molte fans, vero Turuzzo? Sì. Allora, per te ci sono due correggiatrici e arrivano direttamente anche loro dalla Calabria, sono due corregionali. Cominciamo subito con la prima, arriva direttamente da Cerenzia. Ti presento la bellissima
mena scacciata. Bene, diamo il benvenuto a Mena Scasciata. Mena, quali sono le tue prime impressioni in studio? Sono contentissimo di essere qua e di avere un uomo affascinante qui vicino a me. Allora Toruzzo, devi sapere che non c'è solamente Mena la Scasciata, ma c'è anche un'altra cortesatrice. Arriva anche lei dalla Calabria, direttamente da Brignaneggio. Ti presento Ninnina Nana. Benvenuti anche a Ninnina la Nana. Ninnina, quali sono le tue emozioni a essere accanto a un uomo così? Per me è un'emozione grandissima stare vicino a lui con quei pelli grandissimi, anche tenero. Grazie. Prego. Bene, cominciamo subito a conoscere le due corteggiatrici di Toruzzo Lamazza. Cominciamo subito da Mena Scasciata. Ci parli un po' di te? Salve, mi chiamo Mena, ho 34 anni. Sono una donna di sani principi. Sono tutta casa e chiesa, tutta gira. Bene, dopo Mena passiamo alla seconda corteggiatrice, si chiama Ninnina la Nana e viene anche lei dalla Calabria. Oh, Ninnina, come ti chiami? Ninnina. Quanti anni hai? 33. Cosa ti piace? A me piace fare yoga e per questo ho aperto una yogurteria. Che professione hai fatto fino adesso? L'indossatrice di bassa montagna. Bene, siamo arrivati al momento decisivo. Adesso Toruzzo Lamazza vi proporrà tre domande a cui dovete dare delle risposte, risposte che saranno fondamentali alla fine della scelta finale della nuova compagna di Toruzzo Lamazza. Toruzzo, vai con la prima domanda. Cosa vi piace di me? A me di te mi piace quando ti copri il naso e la tua peluria che sembra un barboncino. A me sinceramente mi piace la tua pancia, quei forti addominali che c'hai, colpite, e le tue gambe che si vede tutto. Allora Toruzzo, passiamo alla seconda domanda. Io sono un uomo molto allegro e vi chiedo di raccontare una bella barzelletta. Sapete che significa quando un uomo rientra nella propria casa e trova la sua donna che la abbraccia, la carezza, che ha sbagliato casa? Allora, c'è un italiano che va al cinema a Parigi. Al cinema c'era un signore accanto che gli chiese di quale nazionalità era. Lui gli ha detto che era italiano. E lui insisteva che gli italiani erano tutti mafiosi. Siccome che ha insistito, io l'ho fatto uccidere. Che cosa saresti disposto a fare per me? Io saccio che ci vuole coraggio, ma ti faccio la ceretta tutti i giorni. E invece io, per te, la mattina alla sera, qui sarà io, ti devo essere una macchina di giorno. Vita. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Toruzzo, sono veramente due bellissime corteggiatrici e ti vogliono veramente bene. Alla fine, hai deciso chi sarà la tua compagna di vita? Ancora non ho deciso. Sono troppo combattute. Voglio trovare altre donne. Vi aspetto tutte. E ricordatevi che sono Toruzzo. Toruzzo Lamazza. Mamma quasi mi ha telecamere spente, ma era avvertatolo. Ma ho tanto piaciuto se dove, per esempio Ninnina com'era? Chi era nana netta, troppo bacia era. Tu sei avuto. Io sono un bello giovane, avuto. Ci scommaneve. Eh sì. E invece a mia Menuzzi mi pareva buono, ti piaceva?
Perché pareva un puttanone, pareva. Era stata troppo scosciata. Sì. Senta, me la si fa su sugli di buone. E volevamo trovare i pagliaretti, pure Cassi, Misuraca, o volevamo andare più lontano? Una bella africana, vuole. Entra l'Africa, moglie. Sì. Ma con uno subacapo tipo Zolò. Sì, proprio a Kid. Capito. Allora, poi facciamo questa maniera. Va bene, la prossima puntata. Va bene. Ti ringrazio, ciao.